E là ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Crash Bandicoot 4. Sono abbastanza contento oggi. Vi spiego subito il motivo. Ho fatto un po' di robe. Che come potete benissimo vedere lì in basso a destra abbiamo un 30 su 38 gemme perfette. Ed è per questo che sono molto contento. Ora dove cacchio è la gemma blu? Non ne ho idea. Quindi sono andato a vedere e si trova qua. Perché nel livello Fa con calma, se voi arrivate in fondo al livello senza aver rotto nessuna cassa, quindi con zero casse prese, vi danno la gemma blu. Questa è una cosa che succedeva anche con Crash Bandicoot 2, se non sbaglio, se non mi ricordo male. Quindi andiamola a recuperare immediatamente. Senza prendere nessuna cassa vuol dire anche che non possiamo prendere i checkpoint e in caso non possiamo neanche prendere i Yuka Uka, cioè non possiamo prendere niente. Eccola, via. E vai! Questa roba, raga, sta andando contro il tutto quello che ho fatto fino adesso, ovvero cercare di prendere tutte le casse senza morire. Oh, 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 oh. Yes! Vedete? C'è proprio anche il simbolino qua. E infatti poi l'ho visto dopo, ho detto, cacchio, ma non ci ho fatto caso. Via! E il primo quarto d'ora lo abbiamo buttato cercando di fare un livello. Così ora in teoria io posso provare a vedere cosa, posso vedere che cosa c'è nella zona blu qua. Via, si va con la maschera. Ok, ci sono altre casse infatti, perché sennò non aveva senso effettivamente. Che cacchio è sta roba dei pattini che non capisco. C'è una medusa là dietro. Oh, aiuto! Tanto lo so come finisce. A parte che ci sono anche i miei bambini qua bellissimi quelli. Oh! Ciao ragazzi! A parte che sono 234, ma ne ho saltato una cinquantina ormai. Volevo giusto vedere, quindi è una cosa extra che si riunisce poi in partenza. No, c'era il nastro! Cacchio, ma per quella nitro, ho perso il nastro. Vabbè, che tanto, per carità, dovrò andarli a riprendere perché mi servono per la perfetta. Sì, vola via tanto. Ora possiamo iniziare con l'episodio. Il problema è un altro. Perché io stavo guardando, ci mancano 8 gemme, 8 reliquie perfette. Ce ne sono 3 qua, più un'altra nel livello prima, quindi ne sono 4. Dove cacchio sono gli altri 4 livelli? Allora, o questo mondo sta nascondendo qualcosa, o c'è un altro mondo. Ho dei seri dubbi sulla mia sanità nel voler fare questi livelli perfetti. Non riesco a vederci un senso logico. L'ho vista la gemma nascosta qua. Sì, vabbè, ma non ci arriverò mai. Senti la musichetta comunque? Ricorda un po' tipo... Vabbè, il tema è quello di Cortex. Cioè, tutto con l'organo. E grazie mille. Ok, almeno la gemma nascosta ogni tanto la prendo. Ogni tanto, non sempre. Cioè, per alcune gemme, raga, sono dovuto andare a vedere dove fossero. Perché davvero... E anche dopo, vedendo la soluzione, vedendo dove erano, ti viene da dire, ma che cacchio c'hai nella testa? Cioè, a volte te le mettono in dei posti... Che non è che sono nascoste le gemme. Cioè, va bene il termine gemma nascosta, per carità. Però cacchio, un minimo di umanità. Porra. L'ho visto dopo, cacchio, ho detto, oh no. Aspetta un attimo. 122 casse. 122 e basta? Sembra quasi di essere al livello più difficile di Crash Bandicoot 3. Oh, ragazzi. Lo stinco di Snurgle era una bomba. Qua, che schifo. Che l'ha fatto? Fuori è bruciacchiato e invece all'interno è gommoso. E ci sono i segni della griglia. Le foglie di Bumpa erano buone. Oh. Cortex, vecchio mio, perché mai non ci sei arrivato prima? Sta parlando da solo, è impazzito completamente. Ok. Bravi ragazzi. Dove ci ha lanciato? Ah, lì. Ma che cacchio? Non è finito! What the fuck is this? Che cacchio di livello è? Ma è pazzo sto livello! Oh! Cioè, io devo fare sta roba senza morire? Va bene, va bene. Va bene. 13, sono a 13. Cioè, è strano, è stranissimo come movimento, più che altro. Non mi trovo per niente. Anche perché se fai tipo il doppio salto, decolli. Piano, piano, piano. Ho saltato tutto. Non ho fatto esplodere niente. Via. Cioè, per tutto il livello, io ho cercato di prendere le casse, almeno per vedere se... Dico, non lo so, ne manco qualcuna. Dove l'ho mancata? Non lo so. No. Niente, salta tutto. Posso tornare indietro dove tutto è iniziato. Non so se controlla in quel modo il tempo. Scusa un attimo.
si riferisce a te, Crash. Ciao, ciao, Bandicoot. Dove cacchio andiamo a finire? Quindi aspetta un attimo, Cortex, vabbè, si è ribellato. Dovrò fermare me stesso. Si è ribellato, ecco gli altri livelli dove sono, chiaro. Si è ribellato al gruppo ed è tornato ad essere comunque cattivo perché non c'è più... cosa in mezzo? Come si chiamava? Trophy? Tra l'altro siamo all'isola Cortex 1996, che non è nient'altro che il primo gioco, cioè la fine del primo gioco praticamente. Senti lì. Oh, non ho la mia skin. Ehi. Va bene. Ma quanto siete appiccicosi? Non capite l'antifona? Chi si è inserito nella mia frequenza personale segreta? Cosa? Chi è questo? Questo impostore! Non riesci a riconoscere la tua stessa faccia? Un po' sus. Vengo dal futuro per metterti in guardia. Se cerchi di trasformare Crash Bandicoot nel generale del tuo esercito, fallirai! La macchina rifiuta il suo... Ladro! Bugiardo! Embrio! Allerta le guardie! Perché non mi do mai ascolto? In che senso trasformare Crash nel suo esercito? Cos'è che voleva fare? Io non li ho mai capiti i piani di Cortex in realtà. Nel senso che lui ha voluto creare... L'ha voluto creare Crash Bandicoot. Quindi è una sua creazione. Ma per farci cosa? Che cosa sono sti ratti qua? I ratti con lo scudo? Ma che è? Magari con molta calma. Non so perché questa cosa me lo ricordo. Mi ricordo di averlo visto da qualche parte a sto livello. È matto! Il topo è matto! Devo fare avanti e indietro per queste cose. Guarda, guarda, guarda! Brutti schifosi! Volete togliermi le mie robe? No, ho sbagliato! Però non posso lamentarmi, eh. Qua non posso lamentarmi perché sono 135 casse. Sono pochissime. Comunque devo ammettere che è un pochettino è buggato. Un pochettino, perché più che altro c'ha questi bordi che scivolano, che non si capisce un cacchio. No, 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 no! L'ho preso il checkpoint da qualche parte? Ti prego! Ma va... Ah, beh, certo, mettiamoci anche lì nitro in mezzo. Giusto, perché no? Ma no! Il checkpoint! Dovete mettere il checkpoint! Grazie, eh. Grazie, dopo che sono morto 6 volte è ovvio che me lo mettono. Occhio, occhio, occhio. Dove cacchio sono finito? Ma cos'è? Giù per il tubo. Oh! Cosa sono? Dei melmini! Bellini! So quale sarà il mio prossimo animale domestico. Voglio un melmino. Ok, i melmini sono radioattivi, volano ed esplodono. Sì, decisamente ne voglio 5. Io mi sa che sto skippando un sacco di casse perché qua sto andando avanti senza trovare niente e mi sembra un problema. Oh, mi piace questo. No! Scusate un attimo, io ho il mega uka uka finale della morte e muoio comunque con quei robi? Oh, ma lei è viva! Allora non ho capito che cacchio ho preso Cortex, perché lei è viva? Guarda, 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 guarda. Chissà quante me ne hanno messe del genere di casse. Dove cacchio dove devo andare? Oh, ecco qua il mio dischetto, easy. Sì, bene, bene, quello era il finale, vero? Perfetto, eccoci qua. Almeno le casse da... Oh, guarda. Almeno mi hanno sbloccato i nostri flashback. Facciamo una cosa. Rilassatina. E andiamo. Bellissimo. Ahimè, bisogna trasformarle tutte in nitro come l'altra volta, perché sennò non fanno un cacchio. Sì, vabbè, ma un checkpoint però dovete darmelo. Uno, ve ne chiedo uno. Per fortuna c'è questa canzone in sottofondo, perché almeno un pochettino ti rilassi. Sì, ma non devi sconcentrarti, perché sennò finisce male. Via. Non è difficile, non è difficile, ok? La musica è bella. La musica è bella. Ma è tutto nitro, non c'è un posto dove sedersi un attimo per respirare. Ricorda perché lo fai. Ricorda perché lo fai. Non lo so perché lo sto facendo. No! Ero arrivato a capire come si faceva, che non l'ho capito comunque, ma c'ero arrivato.
Datemi un checkpoint! Eccolo! 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 Sì! E qua devo andare giù per forza. È inutile che mi rompete, devo andare giù per forza lì. Non sto impazzendo. Assolutamente. Lasciatemi stare, voi state impazzendo. Piano, 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 piano. Quelle casse esploderanno per cacchi loro. Questo non può fermarci in nessun modo. Oh no! Questo sì. Vabbè, però ho visto che prendeva le tre casse. Io ero rimasto lì perché per le tre casse. Piano, piano. No! Oh my god! Oh my god, yes, let's go! Prendila! Prendila, muoviti! Che cacchio fa? Che cosa aspetti? È impazzita! E adesso andiamo a fare anche il secondo... Ok, l'ho fermato in tempo.